Ciao Dario, tu su che base riesci a capire quando dei disegni di un anime o un manga sono malfatti oppure sono lo stile dell'artista il quale decide di disegnare in quel modo e perciò sono da ritenere top? Luca Rot, è una domanda molto complessa, proverò a rispondere in maniera semplice. Allora, prendiamo il caso più esemplare, se ne è parlato mille volte, ma è l'esempio che ci aiuta sempre. Yuasa. Yuasa è una persona che, nonostante ci abbia uno stile sporco, assurdo, folle possiamo dire, perché streccia completamente i corpi dei suoi personaggi, li inquadra in maniera veramente assurda e tutto quanto, ha delle regole che segue, lo vedi dalle proporzioni, dalle prospettive, si vede che ha il mezzo in mano, lo conosce al 100%, però allo stesso tempo decide di rompere quegli schemi e fare qualcosa di davvero imprevisto, e lo fa perché è il suo stile. Cioè, il suo stile non è fare dei corpi normali, non è uno stile classico, non è uno stereotipo, è una persona che prende lo stereotipo e lo decostruisce, però allo stesso tempo rispetta delle regole che ci sono alla base, che però allo stesso tempo ha decostruito. Quindi è una sorta di partenza dalla base, da cui tutti devono partire, per poi padroneggiare uno stile che va a rompere quelle regole che ovviamente Yuasa ha studiato, e si vede che ha studiato, e come. E quindi si capisce, quando invece qualcuno, come nel caso di Welcome to NHK, che ha tanto animo ma allo stesso tempo poco budget in alcune specifiche puntate, si vede che non c'è nessuna armonia, non c'è nessuna proporzione, non ci sono nemmeno i disegni, a volte ci sono solamente dei frame fermi, e quello non è uno stile, è semplicemente una merda, perché si vede che non c'è armonia, non c'è poesia, non c'è niente, non c'è animo in quello stile. Invece Yuasa, quando vedi, non dici ok, qui hanno finito il budget, ma dici ok, sta strecciando questo corpo perché facendo quel movimento, allungandosi per arrivare alla pallina, oppure come in Mind Game, il personaggio è talmente pentito di ciò che ha fatto che Yuasa lo ribalta su se stesso per creare un corpo assurdo che genera una risata, genera una posa grottesca, che però allo stesso tempo serve quella determinata azione, serve quella sensazione che deve scaturire all'interno dello spettatore. Quindi quando vediamo quel corpo che si inginocchia talmente tanto da rientrare dentro se stesso, non ha finito il budget, non è poco armonioso, c'è armonia, c'è stile e c'è soprattutto un significato. Yuasa utilizza quello stile per seguire una poetica ben precisa e la utilizza ai fini della trama, quindi lo capisci subito. Poi guardando anime su anime su anime si capisce subito chi fa il furbo, chi è un imbecille e chi invece è un grande autore. Anime non ritieni top come animazione perché non vedi in esso un'anima ma solo qualcosa di freddo? Spero di essermi spiegato. Luca Roll, allora, Demon Slayer è un anime che ha dei difettini, soprattutto per quanto riguarda la CGI sui totali, quando inquadrano quella foresta, insomma si vede, cioè addirittura il calo di frame quando usano il 3D, però quando ci sono quelle tecniche pazzesche, soprattutto hanno gestito bene la regia, i colori, anche la fotografia del torneo all'interno della forestona con il demonone mangia alunni. Ecco, quella roba lì è molto divertente, è interessante quando ci sono gli scontri, anche horror per certi versi, insomma, è una serie carina, cioè carina, divertente, e i giapponesi sono andati fuori di testa perché è quella roba che mangiano, che divorano da anni, da decenni in Giappone, e soprattutto c'è il Giappone orientale, ci sono gli yokai, c'è il folklore, quindi loro per queste cose vanno completamente fuori di testa. Basta vedere le vendite di Ghost of Tsushima, gioco occidentale che vende come il pane in Giappone, nonostante tutto il turbinio di giochi che escono all'anno in Giappone, non solo per quanto riguarda le console, ma anche per i PC, arcade, eccetera. Però gli manca quell'impronta autoriale che invece vedo altrove. Non c'è verso. Cioè, non c'è verso. Demon Slayer è un compitino ben fatto, divertente, che si lascia seguire, ma non posso assolutamente paragonarlo a altra roba autoriale che gli bagna il naso. Mi dispiace. Cioè, per me, io lo dico, ma sembrerò fanboy, non è un problema, però per me una puntata di ping pong vale tutto Demon Slayer. Il manga non lo considero nemmeno.